Come sta cambiando il mondo dell'editoria e l'accelerazione del digitale? Come sta modificando i modelli di business? Beh, direi che il mondo dell'editoria sta cambiando in maniera molto veloce, direi che il digitale ormai è assolutamente prevalente. Poi io sono reduce da un viaggio in America dove assolutamente lì il digitale è ormai un passo avanti, ma anche più di un passo avanti, dove per dire il New York Times ha una quota di fatturato digitale del 60%, ma il Post, Washington Post del 70% e addirittura il Wall Street Journal è quasi all'80%, quindi il digitale è assolutamente prevalente. Beh, i modelli di business cambiano evidentemente, ovviamente collegati al cambiamento di offline, di online rispetto all'offline, quindi più online che non offline, devi adattarti velocemente. E probabilmente sta cambiando anche un po' quello che è il modo di fare un giornale, no? Cioè, in genere i giornali di carta erano giornali che chiudevi alle 11:30 di sera, e quindi la parte, come dire, del pomeriggio e poi della sera erano momenti molto molto importanti. Oggi invece la parte della mattina, cioè io vedo che, io ho sentito, ma anche noi al Corriere lo facciamo, si comincia molto prima, alle 6 del mattino, alle 6:30 del mattino, perché la gente chiaramente andando al lavoro piuttosto che appena sveglia vuole avere notizie, vuole avere novità, e quindi tutta la macchina è molto più in moto molto prima. Quindi insomma c'è un cambiamento direi piuttosto importante, credo che vada assolutamente colto e cavalcato da parte nostra, è un'opportunità importante. Il Corriere sta investendo in maniera massiccia nel digitale, ha una quota di fatturato che non è quella del New York Times o del Post, ma comunque si è in grande crescita. Abbiamo 540.000 abbonamenti online, quindi numeri molto importanti. Abbiamo una digital edition che è molto, molto corposa, cosa che non avviene in America, per esempio. Lì c'è il giornale di carta, ci sono gli abbonamenti, ma la digital edition non è assolutamente presente. Quindi un po' di novità, cioè un po' di cose diverse in Italia rispetto all'America. In Italia abbiamo anche una rete distributiva, le edicole, che è molto più diffusa che non in America, dove praticamente sono quasi scomparse, no? In Italia invece resistono, pur essendo calate, ma certamente ci sono ancora. Quali consigli darebbe ai giovani d'oggi per formarsi e creare nuove competenze? Beh, io credo che il consiglio fondamentale è: devi credere in quello che fai, devi dedicare tempo, devi dedicare impegno, e quindi insomma è fondamentale. Per riuscire in una cosa è molto importante dedicare molto tempo, molto impegno e molta passione, perché se le cose le fai con passione evidentemente ti riescono anche molto più facili, non ti sembra neanche di lavorare. Poi è chiaro che il mondo è in grande cambiamento, in grande evoluzione, l'abbiamo appena detto, e quindi è molto importante per i giovani essere, diciamo, in una situazione di formazione continua, perché tutto cambia alla velocità della luce. Oggi cioè c'è stata la grande rivoluzione e trasformazione digitale, oggi siamo in una fase ancora diversa in cui sta arrivando prepotentemente l'intelligenza artificiale. Quindi è molto importante essere al passo con i tempi che vanno molto molto veloci.